Alfonso, il mio signore, è morto. E io a breve lascerò questo castello. Non ho mai amato nessuno di un amore così puro. A Napoli esiste il Santo Graal. Nessuno se l'aspettava, forse neanche io stesso, quando sono venuto qua 10 anni fa al Maschiangioino e ho guardato meglio l'architettura. E noi abbiamo trovato le tracce del Graal, ovviamente nell'architettura, e andando a studiare la leggenda e la storia di Alfonso d'Aragona, lui riteneva veramente che ci fosse il Graal, anche perché il Graal suo era a Valencia, è conservato nella cattedrale di Valencia. Diciamo, se l'è venduto alla Chiesa, lo trovate ancora a Valencia, perché doveva conquistare Napoli, gli servivano i soldi, e si è venduto tutte le sue, i suoi averi per conquistare Napoli. Una domanda da napoletano è: come mai Alfonso d'Aragona ha deciso di vendersi tutti gli oggetti di famiglia per venire a Napoli? Cosa aveva Napoli di così importante? E questa è un'altra domanda che noi ci facciamo con un punto di vista culturale. 3 nuovi percorsi con visite guidate per scoprire la presenza del Graal al Maschiangioino ed ancora altri luoghi finora inesplorati all'interno del castello. Dal 2 ottobre fino al prossimo mese di maggio, appassionati e curiosi avranno a disposizione percorsi e itinerari grazie all'accordo tra l'amministrazione comunale di Napoli e l'associazione Itinerari Video Interattivi, che insieme con Timeline Napoli e Hippocampus Adventure hanno predisposto le visite ogni ora, dalle 9 alle 13, con un percorso esoterico ed un mix di realtà virtuale e ricostruzioni storiche che dall'Arco di Trionfo porterà alla Sala dei Baroni, poi dagli spalti verso una cannoniera fino alle antiche celle di prigionia, ed infine in un percorso speleologico attraverso un pozzo alla base di una delle torri del castello. Sapendo che in fondo parliamo di cose che sono sempre oggetto, diciamo, di approfondimenti e interpretazioni, però credo che possa suscitare non solo l'interesse dei turisti, notevole immagino, ma anche dei nostri concittadini che possono riscoprire aspetti storici e culturali della città davvero singolari. E poi vorrei dire che forse questa è l'occasione in cui possiamo dire che il Maschiangioino è il museo monumento che in questi anni ha subito il più grande incremento percentuale di visitatori e di incassi tra tutti i musei della nostra città. Quindi il Maschiangioino è veramente l'emblema del boom turistico di Napoli nel corso di questi ultimi anni.